Come tracciare le calorie, come registrare i cibi che mangi e capire quante calorie e quali macronutrienti contengono? Te lo spieghiamo in questo video dove andiamo a vedere la app per il tracciamento delle calorie o per il tracking delle calorie italiana, made in Italy, creata e formulata per gli italiani da italiani. E andremo a vedere esattamente come funziona dopo la sigla. Le app per tracciare le calorie sono qualcosa di ormai conosciutissimo. Chiunque si interessi un minimo alla sua forma fisica, si interessi un minimo a scoprire come può dimagrire, ha almeno una volta visto un'app conta calorie, perché ce n'è davvero di tantissime, con tantissime funzioni, più o meno comode, più o meno utili e utilizzabili, ma tutte si basano su un semplicissimo principio. Sono essenzialmente dei diari sotto forma digitale, all'interno dei quali tu inserisci il cibo che mangi, quello che preferisci, o a seconda della dieta che stai seguendo, o a seconda della tua filosofia alimentare preferita, inserisci semplicemente all'interno di questo diario digitale i cibi che stai consumando e si andranno sommando tra la colazione, il pranzo, la cena e i vari snack per darti alla fine un totale di calorie. Quindi sono essenzialmente degli strumenti davvero comodi che ti aiutano moltissimo a renderti conto di cosa stai mangiando, se non hai mai tenuto traccia appunto delle tue calorie, non hai idea di cosa mangi effettivamente. Sono uno strumento comodissimo per darti un contatto reale con la realtà. Se hai sempre avuto il dubbio sul perché mangio così ma non dimagrisco, ecco, un'app conta calorie ti dice esattamente il perché non dimagrisco, perché ti fanno rendere conto magari che mangiando il cibo X, Y e Z consumi 3.000 calorie quando magari eri convinta di mangiarne molto meno. Ecco, questo strumento è ottimo per diventare consapevoli, capire bene cosa stiamo combinando al nostro corpo e capire bene cosa entra al nostro interno. E allora qual è questa app made in Italy fatta dagli italiani per gli italiani? La app di Pietro, Flessibile Italia. La nostra app, intanto, te lo prometto subito, è completamente gratuita, quindi non ti vogliamo vendere nulla in questo video. Ti vogliamo anzi vendere il concetto di scaricarla gratis dal link che trovi al di sotto di questo video, perché appunto essendo gratuita, non avendo alcuna versione premium all'interno a pagamento, come hanno le altre app sul mercato, credo assolutamente tutte le app che io ho scaricato e ho testato nella mia carriera da nutrizionista e fitness coach, sono veramente, le ho provate tutte, soprattutto per capire cosa funzionasse bene in quelle app e cosa invece non funzionava bene, quindi era un po' così così per molti utenti, hanno una versione a pagamento premium o hanno qualche blocco dovuto al fatto che se non paghi non puoi utilizzare una funzione. Quando abbiamo creato questa app, noi l'abbiamo fatto perché abbiamo capito che tutte le persone che seguivano la dieta flessibile avevano bisogno di uniformarsi a un meccanismo che fosse, diciamo, per tutti più comodo e che fosse per tutti, diciamo, più strutturato in maniera tale da non avere delle incomprensioni, come ad esempio una molto importante che capita spessissimo, dei cibi non corretti. Vedi, queste app hanno un grosso vantaggio, il vantaggio è che se tu clicchi e cerchi un qualsiasi cibo, quindi mettiamo che vuoi cercare nel pranzo qualcosa, quello che succederà sarà che ti dirà quali cibi sono già inseriti. E sono veramente tanti cibi già inseriti. Come funzionano questi database? La gente arriva, inserisce un prodotto, che la prima volta non c'è, quindi scannerizza il codice a barra, inserisce l'etichetta nutrizionale di un prodotto, ma anche un prodotto magari artigianale, per cui legge una ricetta su internet e si fida di quei valori nutrizionali, e la inserisce nell'app. Con tutte le app che prevedono questa funzione, quindi hanno un database condiviso per tutti gli utenti, che è fatto dall'utente stesso. Quindi arriva la signora magari che sta utilizzando l'app da poco, non conosce bene gli alimenti, inserisce qualcosa di completamente sbagliato e questo viene inserito nel database di tutti i valori. Poi arrivi tu che cerchi quel cibo, trovi quei valori e magari ti fidi, perché pensi, ma sì, se è inserito nell'app varrà qualcosa e sarà valido. Purtroppo quello che succede è che ti ritrovi con un cibo completamente sballato. Quello che succede nell'app di dieta flessibile è esattamente questo: se tu trovi piselli finissimi surgelati e ci clicchi dentro, vedrai che è un cibo verificato. Tutto quello che sta all'interno dell'app è un cibo verificato, quindi vuol dire che è passato dal giudizio del nostro staff di nutrizionisti e coach e hanno validato i valori che stanno all'interno, quindi non puoi commettere un errore di inserimento dei cibi.
Inoltre, un'altra funzione importante delle app di tracking delle calorie è quella di impostare i propri macronutrienti personalizzati. Non tutto si basa sulle calorie. Tu puoi limitare la tua dieta rispettando le calorie, ma se non rispetti i macronutrienti corretti, quindi carboidrati, grassi e proteine, quello che farai sarà ritrovarti con un corpo magari non soddisfacente, perché perderai magari peso, ma perderai anche muscolo. Oppure metterai su peso, ma metterai soprattutto grasso. Quindi se rispetti i macronutrienti corretti, il tuo risultato sarà garantito. Il problema è che molte app non te li fanno impostare gratuitamente, vogliono che tu paghi per poter impostare i tuoi macronutrienti. Nell'app di dieta flessibile, essendo nei nostri percorsi una delle cose fondamentali, l'inserimento di macronutrienti personalizzati e adatti proprio a te, abbiamo inserito una funzione dove puoi mettere i macronutrienti tuoi, quelli liberamente scelti, senza alcun sovrapprezzo o altro. Stiamo lavorando duramente per rendere questa app la migliore in assoluto in tutta Italia e per gli italiani. Quindi quello che ti chiediamo è un supporto gratuito. Scarica l'app, recensisci a 5 stelle sugli store per farci trovare da sempre più persone, da sempre più italiani, perché grazie a questo, anche se non guadagneremo un euro da tutto questo, potremo però diffonderla sempre di più e far sì che questa app si diffonda a tantissime persone che diffonderanno la filosofia della dieta flessibile e comincino a utilizzarla. In questo modo più persone la utilizzano, più persone la potranno trovare. E questo ci permetterà di renderla sempre migliore, di aiutare sempre più persone a capire come applicare la dieta flessibile in modo semplice, facile, senza confusione, senza lo stress di chi magari utilizza un'app, si confonde perché sono delle funzioni non chiare o questi errori che purtroppo non sono stati risolti da molte app e quindi abbandona il sistema senza in realtà capire che è il migliore che può utilizzare per avere risultati reali sul proprio corpo. In più, la cosa comoda di queste app, soprattutto della nostra app, è che quando tu la scarichi ti dirà più o meno, idealmente, farà una stima molto molto grossolana, questo è giusto che tu lo sappia, di cosa devi mangiare. Quindi ti dirà più o meno hai bisogno di questi carboidrati, più o meno di questi grassi, più o meno di queste proteine. È un'analisi professionale? No, ovviamente. Ti darà i macros precisi, esatti per il tuo obiettivo? Ovviamente no. Perché? Perché non è un dottore specialista che ti esamina, ti valuta. E soprattutto perché dipende anche molto da cosa tu dirai all'app. Se tu sei 1,80 m e pesi 40 kg e dici all'app che vuoi dimagrire, ovviamente l'app non è un dottore che ti dice: ok signora, dobbiamo però andare a sistemare questi aspetti perché c'è un problema. Ti dirà esattamente cosa deve fare una persona di 1,80 m per 40 kg per perdere peso e ovviamente ti darà dei macros sballati. Questo è chiaro, è normale, è sempre una calcolatrice, non un professionista. È per questo che se tu hai un obiettivo chiaro, un obiettivo preciso che vuoi raggiungere in modo specifico, avere una cartina stradale che ti indica esattamente qual è la strada da fare per raggiungere proprio quell'obiettivo è ovviamente la cosa migliore in assoluto da fare. E questo è qualcosa che puoi fare. Puoi avere un piano personalizzato esattamente su di te, sulle tue caratteristiche per raggiungere in modo facile e senza stress il tuo obiettivo con la mappa dei macros. Il piano personalizzato dal nostro team di dottori nutrizionisti che calcolerà esattamente su di te 26 parametri fisici, metabolici e del tuo stile di vita per darti un piano di macronutrienti in cui saprai esattamente quanti carboidrati, grassi, proteine mangiare e come mangiare i cibi che ami, quelli tuoi preferiti, per raggiungere il tuo obiettivo che sia dimagrire, che sia mettere tono muscolare, ma per farlo senza stress e senza rinunciare ai cibi che ami. E proprio in descrizione trovi il link per prenderla in offerta ancora per poco, quindi non farti scappare questa occasione se quello che vuoi fare è seriamente raggiungere un obiettivo piuttosto che andare un po' a caso vagando. Quindi in questo video abbiamo visto quali sono le app per tracciare le calorie e i macronutrienti in generale, come funzionano e soprattutto qual è l'app made in Italy per gli italiani, la app per il tracking delle calorie di dieta flessibilità. Quindi la prima cosa che ti chiedo è scaricala, recensisci a 5 stelle, mostra il tuo supporto, dopodiché iscriviti a tutti i canali di dieta flessibile su YouTube, Facebook e Instagram per seguire innumerevoli quantità di contenuti di valore e informazioni importanti sulla tua nutrizione e il raggiungimento del miglior stato di fitness e benessere che puoi raggiungere. Per questo video è tutto da Mario e da Valerio, un caro saluto, ci vediamo alla prossima!